Eccoci amici, bentrovati sul canale, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche, la vigilia di Juventus-Udinese e voglio essere subito chiaro, credo possa essere definita non solo una partita importante ma forse la più determinante tra quelle in calendario in questa seconda parte di stagione, perché se vogliamo la partita di San Siro contro l'Inter per certi versi si preparava da sola, comunque su quella partita c'era tantissima curiosità per capire a che punto fosse il percorso di crescita della squadra di Allegri. Contro l'Udinese è una partita da vincere a tutti i costi, è una partita da vincere non solo per le logiche di classifica. Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha detto rimettiamoci a 4 punti dall'Inter, che può essere un dato di fatto, e credo in questo senso abbia anche dato una spinta a guardare in avanti e non solo indietro, fermo restando poi che bisogna consolidare questa posizione di classifica, perché ricordiamocelo sempre, il primo obiettivo di questa Juventus deve essere quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, come avviene dal 2011 a questa parte. Lo ricordo sempre perché è bene ricordarselo per chi avesse la mente corta. Ed è necessario per il club bianconero poter usufruire degli introiti della massima competizione europea il prossimo anno, come non ha fatto quest'anno, nonostante la squadra l'avesse conquistato sul campo, introiti che poi sono venuti a mancare, perché ricordiamoci anche questo, da due sessioni di mercato a questa parte la Juventus non riesce a fare mercato. È stato se vogliamo il più grande limite anche della nuova gestione di Cristiano Giuntoli. L'estate scorsa l'unico acquisto la Juventus l'ho fatto tra l'altro prima dell'arrivo dell'ex direttore del Napoli con Timothy Weah, nel periodo in cui la gestione era in mano a Giovanni Manna, che adesso è il braccio destro di Cristiano Giuntoli. A gennaio ci sono stati due colpi forse più per la Juve del futuro, tra Jalò e Alcaraz, poi insomma capiremo anche Alcaraz come e in quali circostanze riuscirà a mettersi in luce in questo finale di stagione, eventualmente per convincere la Juventus a ragionare anche sul riscatto, comunque sulla possibilità di andare a ridiscutere con il Southampton il suo trasferimento eventuale a Torino a titolo definitivo. Tanta carne sul fuoco in questo momento, sicuramente in avvicinamento a questo Juventus-Udinese che, ripeto, è una partita con un certo tipo di pressione, e la squadra di Allegri deve adesso dimostrare anche di essere capace di poter gestire determinate pressioni. L'Inter ha vinto contro la Roma, ma insomma il percorso dei nerazzurri credo in questa fase bisognerebbe viverlo più in parallelo, più come riferimento che altro. Quello che in questo momento deve fare la Juventus è tornare a vincere, perché un solo punto nelle ultime due partite diciamo abbassano fin troppo l'asticella per quella che invece deve essere la massima ambizione della Juventus, che deve provare a vincere tutte le partite possibili. Dico di più, da qui a fine campionato ci sono 15 partite in calendario, quindi 45 punti. Bisogna sicuramente centrare la qualificazione alla prossima Champions League, quindi consolidare il distacco rispetto alla quinta posizione, ma anche preferibilmente raggiungere prima possibile la quota di 72 punti raggiunta nella passata stagione, in un momento in cui va ricordato la Juventus fuori dal campo ha vissuto una serie di situazioni davvero difficili. Credo il lavoro tecnico sia stato straordinario in quei mesi in cui tra penalizzazioni e altro, insomma, extracampo si viveva davvero un clima surreale, quel clima che adesso è tornato sereno quasi all'interno della Continassa qui a Torino. Oggi una bella giornata e credo lo sarà anche domani per vivere una bella partita contro l'Udinese. Udinese che non va sottovalutata, è una squadra che ha comunque dei valori, è molto fisica, credo insomma possa presentarsi allo stadium con la voglia di mettere in luce le proprie qualità. Deve essere brava la Juventus a fare sua la partita. Io non mi aspetto grandissimi cambiamenti rispetto a qualche rotazione prevista,
necessaria chiaramente la presenza di un difensore diverso rispetto a San Siro, considerato che Danilo dovrà saltare per squalifica. Credo il candidato numero uno a giocare dall'inizio sia Alexandro, che andrà a raggiungere tra l'altro la prossima presenza a Trezeguet, tra gli stranieri con più presenze nella Juventus, esce a solo di Pavel Nedved. Ha parlato Allegri di Alexandro, insomma ha detto a mio avviso è comunque un giocatore importante per questa Juventus, e io credo, al netto delle critiche che spesso sono state mosse nei confronti del brasiliano, credo l'esperienza e la maturità di Alexandro o comunque all'interno del gruppo faccia la differenza, non solo in campo. Io credo la differenza possa farla in settimana, in quelle settimane difficili, e sicuramente dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter. Questa è stata una settimana particolare, una settimana in cui è stato necessario azzerare un po' tutto e rimettersi sulla testa, insomma, in quell'impegno che sulla carta potrebbe sembrare molto più semplice. In realtà, lo ripeto, contro l'Udinese sarà a mio avviso una partita comunque difficile e complessa da affrontare. Ripeto, Alexandro me lo aspetto titolare insieme a Gatti e Bremer, a protezione di Szczęsny. Non credo cambierà qualcosa Allegri in mezzo al campo, con Locatelli in regia insieme a Rabiot e McKennie mezzali. A sinistra credo possa partire Kostić all'opposto di Cambiaso. Credo si possa andare verso queste scelte con un sistema ormai collaudato. 3-5-2 ci impone di immaginare un ballottaggio tra Chiesa e il Diz. Io credo in questa fase e in questo tipo di partita possa essere favorito Chiesa per partire dall'inizio, alle spalle di Milik. Questo perché Vlahovic non è a disposizione, sarà valutato nei prossimi giorni. Ci sarà in panchina invece Leonardo Cerri, un ragazzo che sta crescendo tanto negli ultimi anni in seconda squadra. Tra l'altro in Next Gen ha segnato quest'anno 5 gol in 20 presenze, sta vivendo un buon momento, è probabilmente il centravanti più simile a Vlahovic, se vogliamo. Quindi Allegri lo andrà a convocare e indosserà la maglia numero 45. Chissà che, insomma, possa esserci anche per lui qualche possibilità di debuttare in massima serie. In ogni caso, queste dovrebbero essere le scelte di formazioni. Poi magari nelle prossime ore ci saranno dei cambiamenti, quindi come sempre vi invito a seguirmi sui social per gli ultimi aggiornamenti. Vi chiedo anche di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche e di lasciarmi nei commenti la vostra probabile formazione.